Buonasera a tutti e ben ritrovati nella Social TV della Libreria Bocca, il salotto di Bocca in libreria. Abbiamo provato a fare un collegamento, ma ahimè, internet ci ha fatto uno scherzo e ha fatto saltare il collegamento. Anche perché è un bel triangolo. Intanto sono felice in questo fuori programma perché gli incontri sono 5 alla settimana, da domenica a giovedì. Ogni giorno c'è un appuntamento fisso e poi uno o due contaminazioni a seconda degli eventi che mi vengono proposti da amici e collaboratori. Ma ho qui oggi finalmente in mia compagnia colui che ha creduto a questo progetto sin dal suo nascere, dal suo inizio, e quindi parlo di giugno-luglio 2020, che era in un embrione, era proprio lo stavo concependo. Poi è nata la Social TVL, la Social TV della Libreria Bocca, al 14 di settembre, e ad oggi ormai è più che maggiorenne. Anzi, direi che visto che quest'anno festeggiamo 500 anni dalla nascita o dalla morte, adesso non ricordo, scusate l'ignoranza, di Dante Alighieri, e avremo anche partecipa alla Social TV Alessandro Barbero, insomma, festeggiamo i 500 incontri fatti in meno di 2 mesi e mezzo. Ciao Alessandro, come stai? Bene, grazie. Allora, proviamo a vedere se ricominciamo da capo. Allora, ci colleghiamo con Marcello Gabardo, che è un grandissimo amico che vive ad Arapongas, nello stato del Paraná, nel sud del Brasile. Lui è un imprenditore, ha un'azienda e gli chiediamo com'è la situazione lì nell'altra parte dell'emisfero. Nel grande subcontinente brasiliano. Va bene, facciamo entrare Marcello? Marcello. Ciao Marcello, benvenuto nella Social TV della Libreria Bocca. Grazie, grazie, grazie. Sì, io vi sento. Parla, parla. Sì. La situazione in Brasile Non è si sente abbastanza. niente. No? Disastro. No, io No? sento, La tranquillo, situazione mi basta con ciò. senti? Sì, ti sento, forte e chiaro. Aspetta, leviamo questo. Vediamo se togliendo questo è meglio. Mi senti adesso, Alessandro? Alessandro? No, sento malissimo. Mi Ale, senti ma io lo male? sento. Madonna mia, vabbè, dai. Lo Fammi qualche battuta. sento, non mi Io non lo sento, so, ti non è meglio sento. fare dal WAP, non è meglio? Non so, perché è un E non lo so, disastro. ma guarda che sentono, Chissà mi cosa è dicono. successo. No, Sì. Alessandro Bonfanti, fai il bravo, noi lo sentiamo, faccio io, dai, tranquillo, si Bene, sente, bene. dico, Quindi si sente. la situazione in Brasile è una situazione molto strana, nel senso, sì, abbiamo anche noi la pandemia qua, no? Però la parte economica del paese è andata abbastanza bene. Dico l'esperienza propria, noi abbiamo avuto una crescita di fatturato nel 2020 nei confronti del 2019. Il governo ha collaborato in questo senso perché ha dato un tot soldi per la gente che aveva bisogno e la gente ha usato questi soldi per andare a consumare e ha fatto che il mercato è cresciuto. In questo momento, questo esatto momento, stiamo vivendo una situazione brutta perché ci mancano le materie prime. Non abbiamo le materie prime per lavorare e abbiamo anche posti di lavori che non troviamo gente per lavorare. Va bene che il settore che noi stiamo è un settore che ha bisogno di una manodopera che è di pochissima, diciamo, specificità, no? Non è una manodopera molto. Comunque, la situazione brasiliana, la parte economica, io non posso lamentarmi, diciamo. Però la malattia, sono morti tanti, no? Noi siamo in 210 milioni di abitanti, abbiamo perso finora 196 mila persone. Quindi, se fai per milioni di abitanti, non abbiamo ancora un numero, non siamo il primo nel mondo. Certo. In Italia sono morti più che in Brasile, se fai il paragone per milioni di abitanti, no? In Gli altri proporzione alla paesi che hanno fatto popolazione, un certo. lockdown molto duro, più o meno hanno lo stesso numero di morti come noi, si fa il confronto con la popolazione, no? Ma Marcello, scusa, ci puoi raccontare invece la vita quotidiana, la vita di tutti i giorni dei
dei cittadini brasiliani, come si dice, perché noi in realtà in Italia siamo molto segregati, soprattutto in queste recenti feste, siamo rimasti tutti in casa ed è stata decretata zona rossa. Lì come vivete? Andate al cinema? Ma guarda, no, ristorante? No, ristoranti sì, al cinema no, il cinema è chiuso, no? Questi posti dove va tanta gente così, no, sono chiusi. Però le aziende sono aperte, il commercio è aperto. Durante il Natale la gente è uscita, la gente è andata al mare, molto di meno di prima perché la gente ha paura, no? Però non è che c'è una regola dura che ti impedisce di uscire da casa, no? Questo no, questo non abbiamo avuto. La politica di questo Presidente della Repubblica è stata molto criticata, anche perché lui fin dall'inizio dice no, chi può lavorare, chi va dal lavoro, chi è a rischio, chi stia a casa, più o meno così, no? Perché lui diceva abbiamo un problema serio con la malattia, però bisogna pensare anche nella parte economica, quindi si fermiamo tutto, allora è un problema. Poi bisogna capire un po' la differenza che c'è tra i paesi ricchi e i paesi poveri. Il Brasile è un paese povero, diciamo, nel senso che anche se è un grande paese, ha tante risorse, però il nostro reddito è basso. Quindi c'è un sacco di gente che non ha un lavoro fisso, che deve uscire tutti i giorni da casa, lavora per mangiare, diciamo così. E questi qua si stanno a casa, come si fa? E quindi questi sono andati a lavoro alla fine, no? Sì, occorre dire, Marcello, proprio per la gente che ci ascolta, di sincronizzarli su quelli che sono i tempi. È chiaro che il Brasile sta al di là dell'emisfero e al di sotto dell'equatore, per cui lì, in questo momento, che noi stiamo vivendo freddo, umidità, l'inverno, il di là è come se fosse estate. No, quindi come ecco se fosse, no, è estate, no? È estate. Siamo proprio... Tu infatti parlavi di andare al mare, cioè voi siete in vacanza per questo sì, periodo. Sì, è il periodo di vacanza. La scuola non sta funzionando, non ha funzionato praticamente per tutto il tempo dell'anno scorso, no? Adesso stanno discutendo perché a metà febbraio, marzo, bisogna riprendere, no? Secondo me un errore che hanno fatto, hanno promosso tutti. Sì, come in Italia. Sì. Senti, ma i musei, le mostre, l'attività culturale? Qui dove abitiamo noi le attività culturali sono poche, no? Sono poche. Trovi più a San Paolo, Rio di Janeiro, nelle grandi posti. Noi dove viviamo non c'è, però... Le mostre, gli eventi non ci sono, anche tanti matrimoni sono stati rimandati perché hanno pagato la festa, però non, se fanno la festa adesso non possono farla e quindi hanno già pagato e stanno rimandando anche dei matrimoni. Quindi questo tipo di attività ha sofferto molto, soffre ancora, no? Molto, però le altre cose no, stanno andando. Le altre cose stanno andando. Ah sì, gentilmente Giorgio Lodetti sta facendo vedere il sito della tua azienda. Ah sì, sì. Milano Italia o Italia Milano? Italia Milano. L'azienda si chiama Italia, per il tuo amore per l'Italia e per Milano. Ah, anche per Milano, sì sì. Tutti e due amori, no? Un vero amore. Sì. Vero amore. È un vero amore, sì, adesso però, purtroppo non possiamo viaggiare. Diciamolo, hai anche il primo figlio, Thiago, che è nato a Milano. Sì, sì, il mio è nato a Cernusco sul Naviglio, all'ospedale Uboldo. Fantastico. Ci corre l'obbligo di chiederti, anche perché l'America Latina, il Sud America, ha sempre vissuto in maniera... strana il rapporto con gli Stati Uniti, no? E anzi in maniera contrastata, perché alti e bassi, no? Di aiuti, interferenze,
soprusi e cose di questo tipo. Come è stata vissuta la recente sfregio alla democrazia attraverso l'occupazione del Senato e questa storia di Donald Trump? Dacci un parere da brasiliano. Sì. Primo bisogna dire che il nostro presidente era molto legato a Trump, no? Era molto legato a Trump e lui praticamente è stato uno degli ultimi capi di Stato del mondo a salutare Joe Biden, no? Lui ha aspettato quando il risultato è stato confermato, allora lui ha salutato Joe Biden. Quello che dico è che in America, negli Stati Uniti, la forma che loro fanno di votano è una forma strana, no? Noi qua in Brasile, che mi sa che in Italia non c'è ancora, noi abbiamo, le urne sono elettroniche, quindi tu fai un'elezione qua per Presidente della Repubblica, finisce alle 6 di pomeriggio, 5 e mezza, alle 10 sai già chi ha vinto, perché subito si fa tutto dal computer. Questo anche, c'è gente che critica dicendo che c'è la possibilità di fare, però sta funzionando. Io vedo che la forma che fanno in America alla fine porta ad avere dei dubbi. Quindi non sto giustificando quello che è successo, perché quella lì è una roba assurda, no? È una roba assurda, no? Però sì, sembra, una cosa... sembra addirittura, scusa se ti interrompo, addirittura è stato definito un evento, una manifestazione da America Latina. Cioè, come si vedeva a Buenos Aires, l'occupazione del Senato non esiste. No, nel mondo non esiste. Sì, no? Sì, è una roba che non esiste proprio. Quello che sto dicendo, che cosa ha portato? Quattro morti. Cosa ha portato questo Stato, secondo me? Se loro avessero una forma più efficace di fare i conteggi dei voti, più rapida, sarebbe meglio. Perché creano dei dubbi, cominciano a dire no, quello lì. E la gente che è debole di testa cade in questi discorsi, capito? È quello che è il problema. Quelli che sono andati lì, secondo me, sono deboli di testa. Uno che va a fare una roba deboli, così. Deboli, sì. Anche dei fanatici, mica no, da io direi deboli di testa, perché così almeno riesce a fare una definizione deboli, più ampia. Deboli di testa li giustifichiamo un po'. Gli Stati Uniti hanno sempre avuto queste, infatti è un popolo anche che molti di quelli che hanno manifestato erano di origine germanica, tedesca. Allora andiamo proprio, io direi che è meglio non andare su questa ideologia. Strada. No, perché adesso in America loro hanno la destra, però la sinistra che oggi comanda il mondo è americana anche quella. La sinistra oggi ma non esiste la sinistra. La sinistra poi non c'è più. L'idea non esiste la sinistra, esiste c'è questo esiste, tipo. Esiste l'adesione alla democrazia e la non adesione. Purtroppo loro hanno avuto con Donald Trump un esempio di presidente non allineato al sistema democratico. Non allineato cui, al sistema democratico. Ecco il cortocircuito. Sì. Aggiungerei una cosa che mi ha sorpreso abbastanza dell'attacco che hanno fatto, questa cosa sconsiderata, che la polizia, conoscendo anche la mano forte, i recenti casi, no? Di uccisione che riguardano i neri d'America, poi ne abbiamo già parlato sul razzismo, e loro hanno avuto la mano leggera nei riguardi di questi manifestanti, sono stati anche abbastanza gentili, non sarebbe stato così se si fossero rivolti a delle minoranze o comunque a dei manifestanti di colore. Loro avrebbero usato una maniera un po' più violenta e determinata che in questo caso. Quindi questa te la dice lunga. Loro si trascinano questa cosa del razzismo e della la polizia, insomma,
ci sono delle cose che non coincidono molto con quello che è il sistema democratico. Loro che si definiscono la più grande democrazia del mondo, scusa la lungaggine. E soprattutto comunque, la politica nei salotti come tavola, bisogna, lasciamola. È difficile di dire che loro sono stati soft o no, no? Perché sono morti quattro persone, quindi sì, insomma, non dai. È che va bene. Io dico che oggi in America la gente che ha meno voce di tutti sono i latini, meno dei neri. Se tu ci pensi, il numero oggi, maggiore a tutti. Come? Sono il numero maggiore, è la comunità più numerosa degli Stati Uniti, quella latina. Sì, e questi sì non hanno proprio voce. Vedi che i neri in America oggi producono un PIL più grande del PIL brasiliano, la popolazione nera americana. Quindi loro sono molto importanti, hanno fatto pure un presidente della Repubblica americana. Oggi io ti dico che la gente che ha meno voci sono i latini. Sì. Meno di tutti. I perché poveri messicani. Gli americani, i neri americani oggi, va bene che non si mischiano, non è come in Brasile che sono tutti mischiati. Basta, non si sente più. Come? Sono arrivato io, non si sente adesso più. Adesso non sto sentendo niente. L'ho detto, è un filo americano e quindi ci ha interrotto. Ma no, assolutamente, no. Mi sentite? No. Non si sente. No, adesso. Ecco, quando siamo in tre è più difficile. Ah, certo, è vero. In due si sente meglio. È vero. Vabbè, dai, comunque l'evento è stato è bruttissimo. È molto interessante quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. È anche molto preoccupante. Sì, preoccupante sì, però la vita è così, no? Le cose cambiano e cosa può fare? No? Bisogna vivere. Certo. Queste situazioni bisogna vivere, no? Bisogna vivere. Per certi versi hanno anche migliorato. Sì, sarebbe meglio se non ci fosse questo problema. Adesso vediamo Biden. Bisogna adesso aspettare cosa succederà anche con lui, no? Come farà? Perché il grande problema che c'è in questo momento è il potere che ci sono due, Cina e Stati Uniti. Adesso cosa? Ovviamente che chi ha il potere in mano non li vuole perdere. Vabbè. Mi Marcello, l'ultima domanda all'utente. No, ma mi sentite? Marcello, sì. Mi senti? Adesso sì. Ecco, ok. Ho fatto il bravo, ma di solito di religione, di politica, nei salotti culturali non si deve parlare. Sì. Ma dai. Del Bonfanti, va bene così. No, Marcello, io volevo chiederti un aspetto... un po' quello che chiedo anche qua in giro, com'è lì la comunicazione invece sulla pandemia rispetto ai media, alla società, come state reagendo? La media sta facendo come si fa in tutto il mondo, non parlano d'altro, no? Accendi la televisione e senti quella storia tutto il tempo, la radio lo stesso. Io in realtà non guardo più i canali liberi. Io vado su YouTube e lì cerco di vedere le cose che mi piacciono, oppure mi piace andare al Netflix a guardare i film, e così è quello che faccio. E preferisco sempre leggere il giornale, perché non per sapere le cose che stanno succedendo, ma più che altro per sapere l'opinione sulle cose che stanno succedendo, no? È quello che io cerco di fare. Però è tutto il tempo, è un massacro che ti fa. Allora, collego virtualmente, perché poi tu, Alessandro, dov'è che sei collegato? Da casa? Sì, io sono a casa, in questo momento sì, io anche Alessandro. Esatto, tu poi non sei a Milano, dov'è che sei? Io sono ad Apucarana. Lo so Marcello, lo so, sto parlando con Bonfanti. Io sono a Bussero, vicino a Cerusco sul Naviglio. Vicino a Cernusco, quindi abbiamo collegato Milano centro città, Cernusco sul Naviglio e il Brasile non sei in linea con il Papa. Il Papa dice povertà, periferia, cioè l'argomento religioso dobbiamo toccarlo o no? Grande Papa Francesco, allora, se non ci fosse lui.
Veramente. Ascolta qua, vi voglio rendere partecipe di un'email che ho appena ricevuto da Sfangalli, che è il presidente dell'Unione dei Commercianti di Milano, ma di tutto il commercio qui in Italia, quindi un personaggio. E allora la metto in rete parte della lettera che mi ha mandato, perché è veramente molto toccante e mi dedica, l'ho chiusa. E penso che con queste parole possiamo chiudere, caro Ale. Poi se tu hai altre domande da fare a Marcello, le No, hai. te la fai in Bravo. privato, dice, te la fai in privato. Ma te la faccio in privato. E praticamente mi dedica questa poesia di Montale, che io però, ripeto, non so leggere le poesie, ma ci provo. Non so Vai. leggere in generale. E senti allora, seppure ti ripetono che puoi fermarti a mezza via o in alto mare, non c'è sosta per noi, ma strada, ancora strada, e che il cammino è sempre da ricominciare. E devo dire, Chi è che te la dedica a questa la cosa? dedica a me, Carlo Sangalli, in riferimento alla social TV della Libreria Bocca, in riferimento a questa manifestazione che tu mi aiuti a realizzare, che tu, Marcello, sei uno che ha portato il suo punto di vista dal Brasile. Quindi, Grande poeta, grande, il grande maestro Montale. Chiudo con questa cosa. Ero militare e la domenica ero stato in questo posto che si chiama Libera, Libero anzi, che era il nome del proprietario del locale di Trieste. Mentre bevevamo una birra, sul muro c'era scritto questo, di questo locale: i tiranni non capiscono i poeti. Quando li capiscono, li uccidono. Dura, eh? Grande Libero. Militare l'ho Grande. fatto 30 anni fa, cioè di più. Vabbè, allora io Marcello ti ringrazio, in bocca al lupo ovviamente per la Grazie, tua grazie. attività, tra l'altro un'azienda bella, bello anche il sito, l'abbiamo visto, ovviamente Grazie. ringrazio Alessandro Bonfanti per aver intrapreso anche la via Grazie a politica voi. Sì, e grazie. religiosa nella Grazie a social tutti, eh. TV. E ovviamente ringrazio anche Carlo Sangalli per le bellissime parole riprese da Montale, ma che lui ha dedicato a questa trasmissione, perché non è una trasmissione, è questo salotto culturale. Grazie Io mille. invece Grazie. sono l'ospite scomodo. Ciao. Ciao, ciao. Ma come vedi, Ciao io non Marcello. censuro, Ci come vediamo vedi, io nel non futuro. censuro nessuno, ti ho Prego. lasciato Bravo. parlare. Sei un vero Ciao, ciao. Ho dato Grazie. la mia opinione, ma ti ho lasciato parlare. Ciao a tutti, Ciao. grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie.